in compagnia di Francesco Petrone. Benvenuto, Francesco. Ciao, grazie a te, benvenuto. Allora, Francesco, abbiamo avuto modo qui di vedere un po' alcune tue opere. Io prima di tutto ti chiedo, da quando hai cominciato questa professione? Ma intanto la professione credo sia un concetto un po' particolare nell'arte, nel senso che la professione si lega sempre al discorso passione. È un discorso molto ampio, comunque in realtà è un'attività, ecco, quella artistica che ho iniziato credo da piccolissimo, immagino, ecco, ad aneddoto forse già a 5-6 anni iniziavo a perdere l'interesse per i giocattoli e a dedicarlo a cose più artistiche, in particolare il disegno chiaramente. Tu adesso quanti anni hai? 34. 34, sei giovanissimo, abbiamo visto delle opere molto, molto originali, descrivicele un po'. Sì, in realtà si tratta di tutto un percorso abbastanza recente, nel senso che queste sono tutte opere del 2012. È un ritorno alla scultura dopo un paio d'anni dedicati alla pittura, che comunque non è assolutamente il mio settore preferito. La scultura è intanto perché mi affascina già vederla. Rispetto anche a quello che è da fruitore, sono sempre stato molto più attratto sulle tre dimensioni e credo che sia anche una logica un po' più contemporanea, nel senso che comunque c'è un'implosione all'abitudine dalla bidimensionalità, se vuoi la televisione, il manifesto, il giornale, comunque diciamo che il fascino verso la terza dimensione sia ancora abbastanza originale. In questo caso appunto si tratta di tutta una produzione del 2012, questo è l'ultimo pezzo che sto preparando. Sì, diciamo che la ricerca di quest'anno si è incentrata moltissimo sul materiale industriale, infatti tutte le opere che sto producendo quest'anno non prevedono uso di materiali cosiddetti nobili nell'arte, bensì una ricerca di tutti i materiali che solitamente vengono utilizzati nell'industria, tant'è vero che in particolar modo quella del cemento armato. È chiaro che il riferimento al cemento armato va dal polemico all'ironico, tutto ciò che nasce dal concetto del pop con la mercificazione dell'oggetto è riportato un attimino, ecco, in un pop sicuramente più contemporaneo, con quella della mercificazione del materiale, quindi con l'abuso della cementificazione, specie in Italia, e chiaramente io me la vivo moltissimo sensibilmente, questo tema. Quest'ultimo pezzo che sto preparando appunto personalmente è quello che in questo momento mi affascina di più, anche perché unisce tematiche un po' diverse, come quella del calcio, che in Italia è chiaramente, insomma, la fa da padrona sia a livello sportivo ma non solo, diciamo che è proprio una dei placebo per l'italiano, quella dello sport, in particolar modo quello del calcio. E abbinato a quello della cementificazione, che fu poi uno scandalo degli anni 90 durante tutto il periodo dei mondiali, e poi in realtà è una cosa che in effetti non è mai terminata, vuoi anche poi politicamente con quello che è successo negli ultimi tempi con lo sciopero paventato dai calciatori nel momento in cui ci fu l'idea di tassarli con la tassa di solidarietà. E quindi poi riportare, ecco, la tematica su opere, in questo caso mi cerco poi di ironizzarci su, nel senso che il pallone in questo caso, l'elemento ludico, faccio una regressione, in questo momento mi sto incentrando molto sull'alimentazione sul ludico. Ludico mi ha sempre interessato anche nelle fasi precedenti artistiche, invece la parte dell'alimentazione è legata moltissimo anche al discorso nazionale, quindi perché sono i due temi grosso modo che interessano spesso e volentieri l'Italia. In questo caso appunto c'è questo pallone di cemento, anziché essere un pallone ludicamente rotolante, ecco, su un prato, è un pallone esploso su una serie di chiodi che in realtà in questo caso fanno anche da prato. Esatto, infatti sembrava prato, no? In qualche modo, infatti. Assolutamente. Da dove nascono, le tue idee? Abbiamo prima fatto una carrellata, facendo una carrellata e abbiamo visto veramente anche dei soggetti curiosi. Certo. Le idee per mettere in arte, in opera, questi soggetti, da dove nascono? In realtà credo sia un giusto rapporto, spesso e volentieri, tra l'oggetto che mi affascina e solitamente il materiale, nel senso che in questo momento particolare della mia attività artistica
nascono quasi in maniera naturale. Cioè l'interesse laddove nasce per un oggetto che mi incuriosisce, chiaramente frequento tantissimo mercatini di usato, come spesso e volentieri capita agli artisti o comunque ai creativi, laddove mi affascina un soggetto, quasi immediatamente e anche quasi autisticamente, devo dire la verità, nasce subito un abbinamento verso quello che può essere una tematica particolare, ripeto, in questo momento particolare per il ludico e per diciamo per l'ambiente, tant'è vero che anche c'è quell'altra opera che a me piace molto, che è questo vaso di fiori con queste rose cementificate e con tre mosche che in questo caso stanno cercando sì, che sì. Chiaramente con i colori, in questo caso sì, il colore della bandiera italiana. E quindi comunque trattano moltissimo il tema ambiente. Ecco, in questo caso una cosa magari che ho dimenticato di dire è che nasce anche questo fascino molto per gli insetti. Lo studio sugli insetti invece è dedicato molto a quelli che particolarmente sono reputati dannosi per l'agricoltura, anche le lumache, come, anche se nell'immaginario solitamente sono viste come spesso anche nei libri per i bambini sono viste come, ecco, un elemento molto, molto giocoso, comunque molto delicato, invece sono recano un grande rischio per l'agricoltura. E quindi diciamo che nell'insieme la scelta, ecco, questa serie di abbinamenti viene quasi da sé. Ad esempio quest'opera in realtà non è terminata perché la scelta delle formiche non fanno parte di quest'opera, in questo momento è un'installazione, mi serve per capire il colore da applicare a quelle formiche. In realtà non saranno formiche, ma lì verrà un nuovo insetto che sto iniziando a curare, che è lo scarafaggio, la blatta, una blatta europea, sì. Tra l'altro c'è uno studio morfologico degli insetti non, diciamo, non banale, nel senso che non è occasionale, faccio studi entomologici, quindi specifici. In questo caso sto studiando questa blatta e sarà applicata piuttosto che le formiche. Queste formiche fanno parte di un'altra opera. Perché i teschi? I teschi... I teschi sono, intanto sono stati trattati nell'arte spesso e volentieri, ultimamente sono stati, diciamo, anche recuperati molto dal design italiano. Il teschio, ecco, diciamo che nell'immaginario artistico il primo che ha utilizzato l'icona del teschio è chiaramente Hirst con i diamanti. Diciamo che ho scimmiottato volutamente proprio Hirst, che ha utilizzato dei materiali molto ricchi, io ho voluto utilizzare un materiale molto povero, cioè quello del cemento armato. Chiaramente anche un simbolo che è sempre stato utilizzato come simbolo di morte, comunque per ovvi motivi, contestualizzato in due opere che sono chiaramente dedicate sia alla cementificazione in Italia che al... e quindi anche contestualizzata esteticamente al tema italiano. Una cosa fondamentale di tutti i pezzi è che le opere non si esulano dal titolo, cioè i titoli sono anche molto importanti, a differenza di molti artisti che scelgono invece di non titolare le opere. Io trovo che nel mio contesto serva non solo a livello didascalico, ma anche per rafforzare la parte ironica, perché è una cosa che personalmente mi contraddistingue a livello personale, quindi cerco anche di riportarla con i titoli. Thank you.
Prima ti abbiamo visto al lavoro, cosa stavi preparando? In quel caso sto terminando il calcolo stampo di una della blatta, nel senso che sto probabile che la possiamo anche aprire tra un po'. E, era la parte terminale del calco, quello è un in realtà un calco ad una gomma particolarmente alta per le fusioni, perché alcune opere sono fatte in gesso, alcuni insetti sono fatti in gesso, altri in resina. In questo caso saranno fatti in stagno, non verranno fatti, saranno fatti in stagno e in piombo. In questo caso anche la scelta in questo caso non, per materiali ferrosi non è l'alluminio, solitamente viene scelto magari per le opere artistiche, ma è scelto piombo e stagno perché sono anche in questo caso materiali idraulici, quindi comunque materiali industriali. Il piombo, a differenza dello stagno, rimane lucido, e invece il piombo ossida, quindi crea anche questa patina invecchiata. Quindi a seconda dell'opera poi sarà scelto il materiale da fondere. Noi qui abbiamo un'anteprima, abbiamo avuto modo di vedere diverse delle tue opere, ma le persone che volessero saperne qualcosa di più, tu stai allestendo una mostra? In realtà è un percorso più ampio, nel senso che questa mostra dovrebbe prevedere più appuntamenti itineranti in Italia. Il primo appuntamento è previsto ad ottobre 2012 al Museo del Presente, in Calabria. E sono tutte e tre delle personali che appunto in modo itinerante partiranno dalla Calabria per poi trasferirsi qui a Roma e poi terminare nella mia città natia a Foggia, quindi in Puglia. E in realtà ci sono anche delle altre cose collaterali. Il Salento sono... c'è, riveliamo eventualmente. Beh, personalmente se ci fosse qualcuno interessato, chiaramente diciamo che queste opere a livello tematico dovranno viaggiare con questa mostra. Quindi ci sarà proprio un percorso fatto all'interno di questa mostra che stiamo curando, e quindi poi qualora si presentassero altre occasioni è chiaro che amplieremo anche il viaggio. C'è un modo per mettersi, eventualmente chi volesse prenotare, ecco, la tappa, un contatto, un indirizzo, come può fare? Bah sì, assolutamente, intanto c'è il mio sito che è www.francescopetrone.com, ci sono tutti i contatti personali, poi in realtà però da un po' di tempo collaboro con una persona che si occupa di tutto questo aspetto, e appunto questa persona è Carla Sollazzo, ha il suo indirizzo email carlasollazzo@gmail.com. Questa persona ha permesso insomma di sollevarmi un attimino da questo onere che è quello dei contatti, delle pubbliche relazioni, quindi grosso modo è lei che sta organizzando tutta questa mostra, ma non solo, in tutta una serie di attività. E quindi tra l'altro ringrazio particolarmente, perché è una fortuna riuscire ad avere persona che ti curi nel modo con cui mi cura. Adesso.